Signori amici, benvenuti all'approfondimento della scuola del sabato, siamo alla lezione numero 7 e um, ricordiamo che questo trimestre stiamo studiando il tema del grande conflitto, un conflitto di cui abbiamo parlato negli incontri precedenti eh, che è all'origine di tutti i conflitti nel mondo. Oggi viviamo in un momento dove ci sono veramente delle situazioni eh, roventi legate alla guerra che toccano la vita di tantissime persone, di ogni età, di ogni provenienza, di tutte le guerre anche che ci sono state nella storia, questo conflitto è all'origine e anche di quei conflitti che a volte ci sono spesso eh, nelle famiglie, nella società tra le persone, di quei conflitti anche nel nostro cuore che hm, a volte ci hanno portato su strade diverse da quello che immaginavamo. E forse molti di noi che siamo qui e stiamo ascoltando, stiamo vivendo anche in questo, in questo ambito, eh, nei momenti difficili, forse i più difficili, chi lo sa, ognuno conosce la sua situazione. Il conflitto anche nel nostro corpo che tocca la nostra salute, eh, le malattie, eh, i batteri, i virus che lottano nel nostro corpo, i tumori che si formano e che portano una guerra tra le nostre difese immunitarie e la malattia. Tutto questo avrà fine, la lezione di questa settimana ci porta un messaggio meraviglioso. Al ritorno di Cristo è il tema di cui parleremo e la lezione si intitola Motivati dalla speranza. È un tema stupendo, carissimi amici, che ci dà forza e ci dà la speranza di capire che non siamo soli nelle nostre battaglie di qualunque tipo siano su qualunque piano si svolgano, ma che abbiamo accanto il nostro Dio che sta operando per noi e che un giorno tornerà come ha promesso per portarci salute, assenza di morte, gioia, felicità per sempre. Queste sono delle promesse bibliche che non sono delle invenzioni, ma sono delle certezze. E in questo trimestre abbiamo in particolare studiato, stiamo studiando delle profezie che ci aiutano a capire. Questo piano della salvezza che si snocciola attraverso i secoli, un piano difficile perché ha a che vedere con il problema complesso del peccato e non vuole sopravvaricare la nostra volontà, la nostra libertà di scelta, perché Dio ci ama e non ci vuole costringere. Ci attira a sé con il suo amore, e quindi è una promessa quella del suo ritorno, che ci riempie di speranza e può cambiare la nostra vita quando la cogliamo. Non saremo soli nel parlare di questo tema, abbiamo i nostri amici a cui do il benvenuto. I nostri ospiti sono: ormai li conoscete, eh, Giovanni Caccamo, pastore delle chiese di Bologna, Forlì e Modena. Modena ciao, Maria Rosa, Benvenuto Rosa, Gianni. E poi abbiamo eh, il nostro carissimo Daniele Amodeo, che abbiamo imparato a conoscere meglio nelle volte scorse, ci ha raccontato diverse volte le risposte alle domande anche qualcosa negli ambiti in cui lavori, no? Sì. Eh, quindi benvenuto anche a te. Grazie. Tu lavori nell'ambito del Otto per Mille, ti ha riguardo alla Fondazione Adventum, l'Istituto Adventista di Cultura Biblica sì. Villa Aurora e anche all'interno della um, Diaconia Adventista. Sì, in qualche modo sì. sì. Do il mio contributo nell'ambito della comunicazione. Della sì. comunicazione. Benissimo, allora per iniziare preghiamo insieme e poi parliamo di questo tema bello e anche appassionante. Signore grazie perché siamo qui insieme a tutti coloro che ci stanno seguendo e, um, intorno ad un tema che per noi è fondamentale perché ci dà speranza e ci dà la forza veramente di guardare al futuro. E ti vogliamo chiedere, Signore, per questo incontro speciale di approfondimento di questo tema, di essere al nostro fianco, di aiutare ognuno di noi nelle situazioni che stiamo vivendo, che sono tutte diverse, a trovare forza e direzione in, questo, in questa promessa del tuo ritorno. Ti ringraziamo perché ti abbiamo incontrato, forse qualcuno di noi che è qui collegato, che sta seguendo questo video ancora non ti ha incontrato, a volte ci sono persone che ti hanno incontrato ma si sono allontanati da te. Signore, la vita è una guerra, come stiamo studiando questo trimestre, e noi ti chiediamo veramente di ehm, rendere forte in noi la speranza nel tuo ritorno e di appoggiarsi, appoggiarci su questa, perché possiamo nella nostra relazione con te farne un punto di riferimento. Tutto questo te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 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 Allora bene, io direi che eh, la speranza in questo ritorno di Cristo, che la Bibbia chiama anche a beata, una speranza beata no, per la, la grandezza e anche la gioia che questa speranza porta. E sto anche un po' banalizzando il significato di questo termine beata speranza. Dovremmo fare una puntata solo su, sul significato di questa beata speranza, però si basa in particolare su una promessa proprio che Gesù ha fatto. Tutta la Bibbia parla del ritorno di Cristo, del momento finale no? di questo grande conflitto, ma in particolare nel capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, i primi tre versetti, c'è proprio la promessa che Gesù ci fa. E lo voglio leggere perché sono versetti molto belli, perché dicono che il vostro cuore, dice Gesù, non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo? E questa è la promessa. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me affinché dove sono io siate anche voi. Quindi c'è un momento che Gesù promette, a cui il Signore sta lavorando, eh, non ripeto le parole che ho detto nell'introduzione, nell sono successe varie cose che Dio ha fatto nel corso della storia ostacolate da questa guerra e Dio ha sempre agito perché questa promessa si possa realizzare. Abbiamo parlato le volte scorse sulla base anche dei capitoli del Gran Conflitto che qui vedete e che vi incoraggio a procurarvi o leggere o continuare a leggere. Questa settimana sono i capitoli consigliati dal 18 al 21. Abbiamo parlato le volte scorse con voi, Daniele e Gianni, del, della storia dei, della Riforma protestante, ma di tutti i credenti che nel corso della storia. Hanno creduto in queste promesse bibliche e abbiamo visto che alcuni di questi credenti, eh, ne abbiamo parlato della loro storia come Lutero, Zwingli, Calvino, loro credevano nel ritorno di Cristo. In particolare nella scuola del sabato, eh, nella parte di domenica, pagina 170, viene menzionato il fatto che proprio Zwingli aspettava il ritorno di Cristo come speranza per la Chiesa, oppure si parla anche di Calvino, no? che credeva nel ritorno di Gesù. Tanti uomini, tante donne che erano credenti che aspettavano quel momento. E voglio, prima di farti una domanda, Giovanni, voglio leggere anche le parole dell'Apostolo Paolo quando parlava ai credenti di Tessalonica. Sono sempre menzionate nella parte di domenica della scuola del sabato. Paolo parlava a questi credenti di cose che tutti noi stiamo aspettando, per esempio la risurrezione dei morti e l'incontro con Dio. Eh, lui dice al capitolo 4, versetti da 16 a 18, non li, leggo, non li leggo tutti, che saremo per sempre con il Signore, lo incontreremo e essere con Dio vuol dire essere con la fonte della vita, ehm, senza tutti i problemi che il peccato e la morte hanno portato nelle nostre esistenze. E lui aggiunge: Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Quindi un messaggio che porta speranza e consolazione. Uh, ci sono anche altri testi che la lezione propone, come sempre, sono delle letture suggerite, c'è un bellissimo testo chiave. Parlando della, della, di questa beata speranza, noi ce l'abbiamo nel nome perché ci chiamiamo Avventisti, no? E allora chiedo magari a te, Gianni, se puoi parlare un po' del motivo per cui ci chiamiamo avventisti, Chiesa cristiana avventista del settimo giorno. Credo che noi abbiamo un nome bellissimo perché mh, racchiude in sé già un messaggio. E quando le persone dicono "Ma chi sono gli avventisti? Cosa significa avventisti?". Beh, Adventisti è appunto dall'avvento, questo significa che noi attendiamo il secondo avvento ed è la nostra ragione d'essere. Possiamo dire che l'avvento rappresenta il secondo avvento di Cristo, rappresenta la più grande consolazione, il più grande evento della storia, la più grande consolazione che l'umanità possa aspettare. Noi ne aspettiamo di consolazione, visto che siamo eh, esseri che, eh, per la situazione che viviamo mh, quasi dall'inizio della, della fondazione del mondo, no? poco tempo dopo, viviamo delle grandi sofferenze personali, familiari, come hai detto tu, a tutti i livelli, e quindi abbiamo bisogno di avere. Nella nostra eh, idea, nel nome stesso che portiamo questa, questa grande speranza, no? avventisti, sono coloro che attendono l'avvento che sarà eh, risolutivo rispetto al male, rispetto alla morte, rispetto a, a tutto quello che è, è la sofferenza dell'umanità. E credo che Chiamarci così voglia già dare un, un messaggio a chi sente parlare del nostro movimento, no? della nostra, del nostro popolo, no? della nostra chiesa. Eh, essere avventisti, cosa significa questo per noi? Non significa soltanto portare un nome, perché è importante definirci avventisti, ma è importante ricordare appunto questo avvento, cioè vivere la nostra vita. Sicuramente progettando tutto quello di cui abbiamo bisogno per, per vivere una vita normale, no? la scuola, il matrimonio, il lavoro e, e qualsiasi altra cosa, ma tutto quanto sapendo che la grande, definitiva, eh, diciamo, prospettiva della vita è quella del, del regno dei cieli. È questo che, che ci motiva. Quindi vivere su questa terra, svolgendo le nostre attività, vivendo regolarmente le nostre funzioni perché ogni essere umano ha, ha la sua dignità e ha diritto di realizzare anche i suoi sogni, ma per noi, soprattutto credenti, credenti nel, nel, nell'avvento, eh, dobbiamo proiettare tutto quanto in attesa che il Signore tornerà. E questo in un certo senso già orienta parecchio la nostra vita. Okay, quando Gesù dice non fatevi tesori su questa terra, per esempio, ora eh, non significa che il denaro sia da rigettare, però è chiaro che mette delle priorità, è un esempio che faccio, ce cioè ne sono tantissimi altri, quindi noi abbiamo delle priorità, abbiamo le nostre funzioni, abbiamo i nostri bisogni, il Signore ci benedice anche nei bisogni materiali che vogliamo realizzare, ma ricordiamoci sempre e vogliamo ricordare che aspettiamo la, la situazione definitiva. E questo è fortemente motivante per noi e dobbiamo vivere con questa attesa e se ci pensassimo molto a questo evento, probabilmente anche i nostri giorni su questa terra cambierebbero un, po cambierebbero un pochettino nelle loro prospettive, no? forse saremmo meno attaccati a certe cose, ehm, probabilmente avremmo, avremmo degli stimoli diversi, eh, anche nelle nostre relazioni con gli altri, prima di tutto tra fratelli, ma nella famiglia. E perché no, anche nella società probabilmente guarderemmo in maniera diversa, anzi sicuramente questo è uno stimolo costante a guardare il mondo in una maniera un po' diversa. Grazie Gianni, ma ehm, la lezione appunto parla sì. dell'importanza di questa promessa e come dicevi tu... Eh, anticipa la parte di lunedì proprio si intitola anticipare il momento cioè quel momento futuro colora come dicevi giustamente il nostro presente certo. è quella prospettiva al contrario che veramente va a dare una forma al nostro presente ma ehm, come nasce cioè, nel in, come mai il, un gruppo di credenti ha poi scelto di prendere il proprio nome da dove nasce questa passione per il ritorno di Cristo che ecco. poi diventa Diciamo che, come dicevamo la volta scorsa, parlando dei due testimoni no? che sono stati soffocati per, per un periodo, poi c'è stato eh, un, un risveglio, il secondo grande risveglio, che ha portato allo studio della, della scrittura e in maniera particolare a quello del, del tema del ritorno di Cristo, intorno al 1810-1830. 1810, tra 1810 1830, Insomma, no? e uno di questi noi sappiamo storicamente, lo collochiamo appunto nelle radici della nostra storia, William Miller che era un contadino, ma è stato eh, un, un uomo colto, sicuramente, militare, eh, un battista convinto, quindi un uomo di fede, che ha voluto approfondire proprio perché c'era questa ondata di, di, di spiritualità, no? di risveglio intorno alla parola di Dio, è stato particolarmente toccato da, dal tema del ritorno di Cristo. D'altra parte, il ritorno di Cristo, cioè il regno di Dio, Annunciato, viene annunciato nell'Antico Testamento, e viene annunciato eh, nel Nuovo Testamento ovviamente, no? ma anche nell'Antico Testamento. Assolutamente, ma anche regno di la Dio. restaurazione così eh, prospettata nell'Antico Testamento fa riferimento a quando il Signore ristabilirà la sua giustizia, per cui è un tema che non sfugge a nessuno. Non sfugge a nessuno. Eh, per cui William Miller e sicuramente altri in quel periodo, ma lui in maniera particolare, ha, si è messo a studiare in maniera approfondita e ha scoperto appunto che c'erano delle profezie che parlavano del ritorno di Cristo. Stranamente, lo sappiamo anche storicamente, una delle profezie. Eh, Cardini su cui William Miller ha fondato il suo studio per, per qualche decennio, insomma, no? prima di convincersi e poi di diffondere questa idea, era la profezia di Daniele 8,14 Che lo ha portato a, a, ad una data sbagliata, sicuramente del ritorno di Cristo, ma più che sbagliata, soprattutto eh, ha commesso l'errore che nell'ansia dell'umanità si vorrebbe sapere quando torna il Signore. No? Eh, poi non so fino a che punto è una data, eh, un ecco... momento esatto. Non so fino a che punto sia utile sapere, il Signore ci dice siate pronti, siate pronti, va bene. Quindi la cosa importante è che noi questa anticipazione la, la, la viviamo sempre, il ritorno di Cristo deve essere per noi eh, un, un punto fermo, sappiamo che eh, avverrà, è una promessa assoluta. Eh, tu hai letto il Vangelo di, di Giovanni, eh, dove Gesù promette ai suoi discepoli, poi vediamo che negli Atti degli Apostoli, subito dall'inizio, si parla del ritorno di Cristo. Vediamo che nelle Epistole di Paolo se ne parla, vediamo che Pietro ne parla. Un pochettino tutti ne parlano Giovanni in maniera particolare, anche nell'Apocalisse, e, e, e quindi è una certezza che ci, che ci accompagna. È accompagnato William Miller ma lui ha sbagliato soltanto diciamo, la data, chiaramente eh, con lo studio lo ha portato a scoprire qualcosa di molto importante, ha diffuso questa, questa, questo messaggio no? eh, del ritorno imminente di Cristo per il 1843, e poi il 1844, eh, e da lì poi si è ripartiti. Sappiamo che eh, stranamente il movimento avventista parte da una delusione, da un errore, però vedi come il, lo spirito ha fatto in modo che da un errore si potesse imparare molto e continuare a sperare senza, eh, senza perdere di vista quell'obiettivo che comunque va seguito sempre nella vita. Allora, io mi volevo riallacciare perché mentre tu parli io mi ricordo poi anche le cose che hai detto la volta precedente, mm -hmm. ehm, quindi è tutto collegato, però certo. noi a volte non potendo qui ricapitolare perché non abbiamo tempo. Uh, però siccome stiamo leggendo il Gran Conflitto, per esempio, dai capitoli 13 a 15 si parla proprio di quel periodo, anche si parla del ris risveglio dell'interesse verso la Bibbia. Abbiamo parlato della Riforma protestante, le ultime volte si parlava anche della Riforma in Inghilterra. Ma se si legge, c'è cioè, uh, un capitolo appunto che parla della Scozia, dell'Olanda, uh, furono le idee di Calvino che poi dalla Svizzera, Svizzera si diffusero. In queste regioni. Poi tu parlavi di questo secondo grande risveglio, no? William Miller non era avventista, cioè no. era avventista nel senso che lui Tendeva. attendeva il ritorno di Cristo. In realtà lui si era convertito alla fede battista, e in questo movimento c'erano persone di diverse denominazioni, no? Gli avventisti, come siamo noi oggi, non c'erano ancora, nel senso che la nostra chiesa non esisteva in quel no, tempo. Certo. Quindi era un gruppo di credenti di diverse denominazioni che aspettavano il ritorno di Cristo e che, diciamo, ehm, si erano proprio appassionate alla lettura della Bibbia, avevano anche dei gruppi di preghiera nelle case, di, di studio, di approfondimento. Quindi lui ehm, iniziò a predicare su questo ritorno di Gesù e riuscì a coinvolgere tante persone in questa appassionata attesa. Era trasversale, no, questa... Questo, questa attesa, quindi toccava un pochettino tutte le realtà religiose e stranamente all'interno di diversi movimenti religiosi c'erano delle critiche verso queste persone che aspettavano l'imminenza del ritorno di Cristo. Erano stati anche cacciate alcuni di loro, no? Perché sì. diffondevano appunto un'idea che, eh, diciamo per l'organizzazione di ogni... Aspetto, di ogni religione, diciamo, di, di, ogni, di ogni realtà religiosa di quel tempo poteva sembrare un pochettino, un pochettino strana, no? Per cui il movimento dei milleriti, sembra che fossero circa 50.000 persone addirittura, più o meno, eh, era un movimento convinto e anche se all'interno delle proprie comunità organizzazioni religiose non erano ben accolti perché sembravano appunto degli estremisti, degli, degli, estremisti, degli invasati quasi, no? eh, hanno continuato con, con grande fede, con grande speranza, con grande convinzione. Chiaramente da lì poi nascerà, dopo la delusione del mancato ritorno di Cristo, nascerà poi una nuova ricerca, un nuovo slancio di un piccolo gruppo che formerà poi gli avventisti del settimo giorno. Infatti, tu citavi, io posso anche capire se noi proviamo ad entrare in quel tempo e, e cerchiamo di immedesimarci in quanto tu raccontavi. No, e, praticamente Miller dicevi nella parte precedente. Uh, aveva basato, diciamo, la sua ricerca su questa profezia che è contenuta al capitolo 8 del libro di Daniele, sì. il versetto 14 che lo leggiamo sì, perché sì. è una profezia importante che in realtà è una profezia che si è avverata, quello che come tu dicevi, lui pensava che l'avveramento di quella profezia consistesse nel ritorno di Gesù, no? Poi la lezione diciamo, va in profondità su questo tema, c'è tutta la parte di martedì, ma in particolare la parte di mercoledì si intitola I 2300 giorni di Daniele 8:14. Quindi qui c'è uno studio che noi non, non possiamo, noi lo dico a tutti gli amici che ci seguono, contare su quello che diciamo noi qui che abbiamo pochi minuti. Bisogna andare a vedere il testo biblico, studiare questa profezia. Ripetiamo l'invito anche a iscriversi ai nostri corsi per corrispondenza. Eh, noi, qui cerchiamo di riassumere. Il testo dice: Egli mi disse: 'Fino a 2300 giorni, poi il santuario sarà purificato'. Non so se vogliamo dire ancora qualche dettaglio. Sì, Cosa possiamo, possiamo dire? Allora, teniamo conto che Daniele, alla fine del capitolo 8, viene detto che non aveva capito niente, era confuso. Quindi neanche Daniele aveva capito questo, no? È interessante perché, ecco, qui la Chiesa Adventista ha scoperto l'importanza di collegare il capitolo 8 col capitolo 9. Noi non possiamo comprendere il capitolo 8 se non alla luce del capitolo 9 e non possiamo capire il capitolo 9 alla luce del capitolo 8, quindi vanno letti insieme. insieme. Questa è una ricchezza per noi, no? William Miller aveva individuato la data del 1844, quindi la data era giusta. Ma non era l'evento del ritorno di Cristo, perché la purificazione del santuario cioè le, del santuario diciamo no? eh, non riguardava il ritorno di Cristo. Lui pensava che fosse la terra, questo santuario, esatto. e invece non è così. Non era, non era la terra. Ma la cosa interessante è che eh, in un calcolo profetico dovremmo capire quando inizia la profezia, perché non c'è un'origine, si aggiungono 2300 anni, si, si vede quando arriva, no? quando finisce. Ecco perché l'origine di questa profezia la troviamo nel capitolo 9, dove a Daniele eh, l'angelo Gabriele riappare dopo un po' e gli dice sono venuto ora per spiegarti la visione. Sono venuto ora per spiegarti la visione. Quale visione? Che lui era confuso di quale visione? Della visione del capitolo 8. Ok, quindi spiegarti la visione già c'è un elemento di collegamento. E è venuto eh, l'angelo Gabriele a spiegargli dal momento in cui uscirà un ordine, quindi c'è un momento preciso che permette a noi oggi di capire qual è quel momento, va bene, noi lo fissiamo come il 457 avanti Cristo, va bene, il eh, decreto di Artaserse è eh, uno dei decreti più importanti perché ce ne sono stati diversi e da qui poi possiamo calcolare sia le 2306 mattine applicando il principio giorno anno e arriviamo al 1844, sia capire tutto quanto la dinamica delle 70 settimane che sono collegate alle 2300 serie mattine. Perché è la prima parte. Di in realtà è periodo la prima parte. Tempo. Mentre le 2300 serie mattine rappresentano il ministero di Cristo nel cielo, le 70 settimane rappresentano il ministero di Cristo sulla terra. Quindi è incentrata su Cristo. Allora, io dico a chi ci segue perché se voi non avete, è ovvio, non, bisogna studiare queste cose. Nella scuola del sabato c'è anche uno schema, ci sono dei dettagli nella parte di giovedì, di venerdì, che ci aiutano a seguire questo discorso che il pastore Caccamo sta facendo e, e l'importante è anche che questa data di questo il decreto più importante che era quello appunto come dice la scuola del sabato a pagina eh, 174 eh, mh, fu quel decreto che permise ai giudei di tornare a Gerusalemme e di ripristinare i servizi di adorazione nel, de, nel Tempio quindi eh, questa data eh, mh, poi con il conteggio Uh, di queste 70 settimane ha illustrato benissimo no? la prima parte del ministero di Gesù, quella del santuario uh, arrivava alle 2300 stere e mattine, il santuario sarà purificato, quindi Mil William Miller pensava che questa purificazione fosse, fosse il momento il ritorno del ritorno di, di Cristo esatto. e invece era qualcos'altro. E quindi noi come comunità ventista nasciamo uh, in seguito a questa data che era stata fissata dal movimento Millerita, perché ci fu, come dicevi tu prima, una grande delusione, infatti noi ricordiamo questo momento, lo chiamiamo proprio la grande sì. delusione, perché possiamo immaginare che tanta gente aspettava il ritorno di Cristo e aveva anche lasciato perdere tante cose, aveva focalizzato, c'era un entusiasmo, però quel giorno passò. E quindi, con molto con dolore. C'è un'immagine, recentemente uscito il film, no? eh, Dillo al mondo, dove si vede la giovane Ellen White piangere, è una bella scena quella, però dà un po' l'idea del dolore no? provato, del dispiacere, dello smarrimento no? di quelli che aspettavano con trepidazione questo evento che non si è verificato. Però il Signore ha saputo poi consolare dando nuova luce no? e, sì. e nuove comprensioni. Allora qui sotto nel video potete trovare anche riferimento dove potete rivedere questo filmato di cui tu parlavi che ci aiuta. Eh, ovviamente è un filmato che è stato realizzato no, per cercare di riportare alla nostra mente e farci entrare in quella storia. No? Eh, e come ogni video non è perfetto, no? però ci aiuta a immedesimarci, come dicevi tu, in questo stato d'animo. Mm -hmm. Poi da lì ci furono persone che ovviamente furono molto deluse e quindi non vogliono più sapere. Eh, Anche di... sì. Perché quando noi poi fissiamo delle date, e ci prendiamo questo rischio di dire che il Signore tornerà quel giorno. Creiamo un problema: perché non è che dopo, se poi non succede. Quindi, eh, Dio dice che nessuno conosce nel giorno né l'ora. Gesù dice questo, no? Eh, quindi ci dice, come dicevi tu, di vegliare, di essere pronti. Poi ci furono alcune persone che continuarono a fissare altre date. Da qui poi nacquero diverse interpretazioni ancora di. Eh, parti della Bibbia è, è il motivo per cui poi oggi ci sono tante denominazioni religiose. Quindi con si continuò a studiare queste profezie e ci fu una parte di questi credenti che invece ehm, cercarono di capire che cosa era successo effettivamente in, quella, in quel momento storico. Quindi si dedicarono ancora allo studio di questa profezia delle 2300 sere mattine per capire che cosa era accaduto nel 1844 e da lì noi nasciamo come Movimento Adventista, no? Certo, e il Movimento Adventista chiaramente poi eh, proseguirà sempre nella ricerca, nelle convinzioni e la cosa bella è vedere come la Chiesa ha capito che significato dare a questa attesa, ossia eh, riempire questa attesa di attività, di testimonianza, di servizio, eh, di aiuto Uh, diffondere il regno in lungo e in largo, no? utilizzando tutti gli strumenti che poi uh, nel corso degli anni ci sono stati dati, quello dell'educazione, quello della sanità, quello dello stile di vita e poi chiaramente quello della formazione dei nostri giovani, dei bambini, delle, degli scout. Uh, tutto questo serve proprio per preparare un popolo a vivere su questa terra in maniera equilibrata. In funzione di un qualcosa, ecco la preparazione, l'anticipazione, in funzione di qualcosa che si realizzerà nel cielo. Siamo chiamati responsabilmente adesso a vivere questo regno con la nostra testimonianza, col nostro impegno nella Chiesa, nella società, nella famiglia, a tutti i livelli. Allora, però, cosa è successo? nel 1844, e eh, non ve lo diciamo <ride> perché questo è il <ride> tema della prossima lezione. Quindi vi lasciamo un po' in sospeso e comunque se volete potete andare avanti, anche dare un'occhiata soprattutto se non conoscete queste tematiche e siete diciamo interessati, eh, è possibile, una scuola il sabato ovviamente andare avanti, no? Ma ehm, quello che io volevo dire in base a quanto tu Evidenziato, mi hai fatto pensare a qualcosa che eh, ritengo importante. Perché uno degli obiettivi nel grande conflitto dell'avversario, che è la Bibbia ci, di cui ci parla, e lo prendo dal testo di Prima, Pietro 5:8, dice: Siate sobri, vegliate, quindi questa attesa attenta, perché l'avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Allora, queste profezie di cui tu parlavi, Gianni. Evidenziano dei momenti emblematici della storia, di, eh, è come nelle battaglie che ci sono dei momenti particolari, delle battaglie che poi portano un nome no? perché sono in quel periodo cruciali. Allora, la Bibbia parla di questi momenti emblematici, ce li racconta attraverso le profezie. Uh, tu prima parlavi alla venuta di Cristo, no? il momento delle 70 settimane, lì praticamente l'avversario aveva come target in questa battaglia di distruggere la fede del popolo di Dio, non fargli aspettare questo primo avvento, la venuta del Messia, non fargli riconoscere il Messia. Quindi è una guerra alla fede, una guerra alla fede in Dio e al suo piano per salvarci. La volta, le volte scorse, nelle ultime due lezioni, abbiamo visto proprio anche, principalmente col tuo aiuto, Gianni, come in quel periodo storico dei 1260 anni, no? questo periodo eh, che diciamo, arriva fino alla Rivoluzione francese, poi c'è tutto un capitolo che è dedicato a questo nel libro Gran Conflitto: di togliere di mezzo i due testimoni di cui abbiamo parlato, la parola di Dio, che è quella che ci fa conoscere quello che sta facendo Dio per noi e allo stesso modo anche questa profezia delle 2300 sere mattine è una profezia importante perché ci fa capire è sempre sulla scia del, dell'opera dei riformatori eh, il piano della salvezza, quello che Gesù sta facendo per noi che ha fatto, che sta facendo e che farà lo vedremo la prossima volta quindi ehm, in ogni tempo ci sono state persone come al tempo di Gesù, come al tempo parlavamo dei riformatori che e anche al tempo di Miller che eh, hanno cercato di andare avanti nella ricerca di questa verità presente. No? Quindi eh, diciamo che la lettura della scrittura è, è fondamentale e noi continuiamo questo studio sperando di comprendere sempre meglio questi aspetti perché Capiamo che c'è una battaglia che a volte non capiamo bene, si possono fare degli sbagli di interpretazione ed è sempre importante studiare e ristudiare questi testi. Allora, diciamo che mh, intanto ti ringrazio perché era difficilissimo riuscire a riassumere in poche parole questi... Ci temi. vorrebbe molto tempo, chiaro, <ride> Ci molto più tempo Ci vorrebbe molto tempo, noi abbiamo tentato, no? Però vorrei arrivare alla parte, diciamo, finale di questo incontro parlando di questo ritorno, perché comunque eh, Miller, eh, di cui il, a cui la lezione dedica diverse pagine per spiegare che cosa aveva capito lui e perché erano importanti queste profezie bibliche, Miller e altri eh, aspettavano questo ritorno, lo predicavano, lo desideravano ardentemente. E io mi chiedo oggi se io come credente ho ancora forte, eh, questa forte mh, proiezione di me stessa verso quel giorno, perché eh, siamo assorbiti da tante cose e soprattutto quando siamo bene e non ci manca nulla, no? ci illudiamo di avere il necessario, in realtà non è così. Parlando di questo regno dei cieli, la Bibbia ci dice che è qualcosa che noi non riusciamo neanche a immaginare di quanto sarà bello e importante. Anche noi qui ne parliamo tante volte di quanto è importante questo regno dei cieli, no? Però nel dirlo, che lo diciamo sulla base dell'esperienza che viviamo, non riusciamo neppure a immaginare quanto sarà vero questo. Dice Prima Corinzi 2, versetti 9 e 10. Le cose che occhio non vide, che orecchio non udì, e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio a noi le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Ecco che io vorrei farvi di quest questa domanda, no? eh, visto che si tratta di qualcosa che noi non riusciamo a immaginare, ma verso cui spero che ci protendiamo. Quando noi, come Chiesa Ventista, custodiamo tutta la nostra eh, teologia e anche quella che chiamiamo l'escatologia, cioè il discorso che noi facciamo riguardo ai tempi finali no? del nostro mondo, che sono iniziati appunto con queste profezie, non corriamo il rischio di andare lontano con lo sguardo e di dimenticarci dell'oggi, cioè noi parliamo di queste profezie 2300 sematiche cosa succederà in quel giorno cosa, cosa succederà prima del ritorno di Cristo e, e oggi no? Eh, siamo proiettati nel futuro quello che succede adesso non ci interessa più cosa ne pensate? volevo sentire un pochino il vostro parere magari puoi cominciare tu visto che Gianni ha preso la prima parte Ma è sicuramente il rischio che si corre è quello di Uh, dimenticarsi che viviamo in questo mondo uh, insieme a, a, a miliardi di persone, no? Abbiamo detto nelle varie puntate che, appunto, l'Apocalisse è un messaggio di speranza e forse, come dire, molti associano appunto la parola apocalisse a distruzione, no? dolore, sofferenza. Di fatti, eh, è stato rivelato a Giovanni no? questo, la, la spiegazione di quello che succederà e, che è successo e che succederà soprattutto in, in vista de, del ritorno di Cristo no? quindi eh, questo forse ecco, ci, 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 ci fa correre il rischio di, di, di pensare appunto a, a, a come sarà bello a quanto sarà bello no? dopo tutto eh, il, il percorso per arrivarci però eh, corriamo il rischio appunto di dimenticarci che di fatti ci sono tante persone che non lo sanno no? E in qualche modo io sono responsabile, anche io sono responsabile, potrei essere l'unica persona attraverso la quale qualcuno può sentire parlare di Dio, no? E questo mi, mi, da, mi, mi responsabilizza molto, no? E, e, e quindi dobbiamo stare, forse dovremmo stare attenti a questo, cioè ricordarci che questo è un messaggio non soltanto per noi, no? Non è soltanto per rischiamo me. Rischiamo di essere egoisti. Sì, rischiamo di essere egoisti. Rischiamo di farci distrarre dal fatto che è, è, è qualcosa di bello, è, oppure magari qualcuno si focalizza sul fatto che sono le parti un po' più complesse no, della storia che, che arriveranno. Però dobbiamo ricordarci appunto che non, è, non, non può essere soltanto per me, non posso tenerlo per me. No? È, è importante ricordarsi che appunto ci sono tante persone che non hanno conosciuto, non l'hanno ancora conosciuto e che io potrei essere quell'unica persona, quell'unica occasione nella vita eh, per, per, per arrivare, per conoscere questo messaggio. Grazie. Eh, questo qui, mentre tu lo dici, stavo riflettendo su di me, tant'è vero che ero entrata nei miei pensieri, no? sulla mia vita. È un messaggio importante eh, perché a volte noi abbiamo dei bisogni e siamo incentrati sui nostri bisogni, sui nostri desideri e pensiamo io e Dio, ma Dio ci ha messo qui anche insieme agli altri e quindi dobbiamo andare insieme. Non so se anche tu Gianni vuoi fare un commento su sì, questo. C'è un altro aspetto oltre a questo, ehm, quello dell'ansia. Ehm, dobbiamo renderci conto che è vero che stiamo aspettando il ritorno di Cristo. E alcune persone, alcuni avventisti, anche in buona fede assolutamente, lo guardano con, con, con una certa ansia, con una certa attesa, quindi tutti gli eventi che lo precedono. Uh, tipo la legge dominicale, uh, che so, delle persecuzioni, eccetera, eccetera, come se si stesse aspettando appunto questi eventi che finalmente precederanno l'immediato ritorno di Cristo, e quindi uh, si è proiettati molto sul futuro e c'è il rischio che si perda uh, il valore del presente perché ricordiamo che il presente è importantissimo, no? quindi al di là dell'ansia no? che a volte il futuro, prima eh, gli eventi che precedono il giorno di Cristo possono generare, però c'è un presente che non ci dobbiamo perdere, nel presente noi, noi viviamo, nel presente noi progettiamo, nel presente noi condividiamo, eh, nel presente noi comunque abbiamo eh, le nostre cose da, 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 da svolgere comunque. No? Eh, guardare Troppo al futuro, soprattutto su un futuro che è ancora incerto. Perché noi dobbiamo dirlo, eh, dobbiamo fare attenzione a non credere di avere la sfera di cristallo dove tutti i dettagli degli eventi sono descritti. Um, L'Apocalisse, la Bibbia in generale, ci dà sicuramente, partendo da Gesù eh, in Matteo 24, Luca 21, insomma, vuole dare a grandi linee quello che succederà prima del ritorno di Cristo. Quindi i segni della fine sono importanti, ma dobbiamo renderci conto che abbiamo una visione molto generale delle cose. E è come se il Signore ci dicesse: Preparatevi, siate pronti. Lo dice a più riprese, non soltanto Gesù, eh, lo dice Paolo e lo dice Pietro, come abbiamo visto. Eh, il fatto di essere pronti, ma ci prepariamo oggi. Quindi noi dobbiamo vivere serenamente il nostro presente, non farci prendere dall'ansia, altrimenti saremo condizionati. Se guardiamo l'ansia del futuro, condizioneremo il nostro presente. Eh, e... Nella vita di Gesù troviamo un bell'esempio da seguire perché lui ha vissuto un, esempio, un presente intenso. Non è che guardava, sapeva a che doveva morire, e... lo annunciava, eh. ma nello stesso tempo faceva tutto quello che, che doveva fare. Poi, ci sono degli eventi che ci sembra che abbiamo chiari, chiari nella nostra mente, però dobbiamo anche considerare il testo. Di, di, di Giovanni capitolo 14, versetto 29. Eh, se lo vuoi leggere, se ce l'hai, se no leggo io, no, leggilo pure tu. Leggi, Ora leggero. ve l'ho detto, dice Gesù: Prima che avvenga, finché quando sarà avvenuto, crediate. Ecco, ci sono degli eventi che devono verificarsi e che rafforzeranno la nostra conoscenza. Noi la nostra conoscenza a volte la basiamo su eventi che ancora non sono arrivati. E quindi non conosciamo i dettagli, non conosciamo i tempi, non conosciamo le dinamiche. Sappiamo che devono arrivare certi eventi, ma dobbiamo fare attenzione, essere prudenti di fronte agli eventi futuri perché ci sono sempre delle sorprese. Non è che la Bibbia ci rivela tutto. Ripeto: la Bibbia, l'Apocalisse, anche gli stessi scritti di Ellen White, non sono la sfera di cristallo, ma ci preparano eh, nel conoscere quando qualcosa avviene, noi possiamo collocarlo nella direttiva no? che, che la Bibbia mh, 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 prospettava ecco adesso abbiamo capito cosa voleva dire quella cosa quando sì, si verificherà testo quindi lei... vivere, vivere con attenzione studiare la parola di Dio, conoscerla e rimanere nell'attesa di vedere quello che succederà e poi eh, tu dicevi prima anche su cioè, si parlava del fatto de, di vegliare no? Cioè che cosa può voler dire vegliare non so se vogliamo concludere perché nella nell'attesa del ritorno di Cristo, diciamo, abbiamo detto diverse cose, l'aspetto del vegliare è magari una parola conclusiva. Mi rilascio un po' a quello che diceva Gianni, no? Eh, appunto, vegliare significa avere questa capacità di leggere il contesto eh, storico, no? In cui siamo alla luce di quello che ci dice la Bibbia, sicuramente è uno strumento in più che ci permette di avere una visione più ampia, di eh, vedere questa, questa, appunto, questa... Questa linea, la scuola del sabato dice appunto che il ritorno di Gesù, a pagina 169, dice che il ritorno di Gesù è uno dei temi centrali della scrittura, è come un filo d'oro che scorre lungo le sue pagine sacre, un filo d'oro che parte dalla Genesi, che è, vede, insomma, è presente in, tutto, appunto, in tutti i libri della Bibbia no? e che in qualche modo arriva fino, fino all'Apocalisse. E eh, di fatti, appunto, ci troviamo all'ultimo atto della storia. La Bibbia ci dice ci conferma che siamo all'ultimo atto della storia. Ma quello che ecco, no, Questo non ci deve spingere a estranearci un po' dalla società. Ecco, quello che diceva un po', un po' Gianni. Ogni credente ha questo compito: di portare questa luce, di condividere questa bella notizia con qualcuno. La bella notizia è che Gesù ritorna per sconfiggere il male per sempre. No? Sì, per noi avventisti l'adempimento di questa profezia, che vedemo poi la prossima volta, significa che siamo nel tempo. Della fine, no? Eh, è una porzione della sì. storia umana che però non finirà perché il ritorno di Cristo, e concludiamo con questo pensiero, ci porterà, come dice proprio l'Apocalisse, cieli e terra nuova, no? Un dei cieli e una terra nuova dove vivremo con il Signore per sempre. Quindi vivremo come era nel suo progetto iniziale senza le brutture che il peccato ha portato nelle nostre vite. Ecco, con questa speranza futura che mh, è veramente qualcosa di vitale per la, la nostra vita, che colora le nostre esistenze, in quel periodo le persone che studiavano il ritorno di Cristo, che appartenevano a diverse denominazioni, eh, si impegnarono nella società. In quel momento nacquero diverse denominazioni che proprio spinte da questa passione del ritorno di Cristo volevano... Uh, avere anche un'impronta concreta in quello che accadeva nella vita quotidiana, e anche noi avventisti siamo nati in quel tempo storico. Uh, andiamo avanti nello studio della parola, cerchiamo di capire sempre meglio che cosa significa, cos'è accaduto in quel contesto storico e che cosa ci può dare nella nostra esperienza con Dio e gli uni con gli altri. Quindi vi diamo appuntamento la prossima volta e voglio ringraziare, ci sarai no Gianni la prossima volta Cercherò. anche tu Daniele perché abbiamo ancora certo. un tema, sono temi impegnativi, vi voglio veramente ringraziare di cuore perché non è semplice riacchiuderli e in poco tempo che comunque questi video sono più lunghi rispetto ai tempi normali dei video che ci sono in questo, in questo periodo, quindi grazie anche a voi che ci seguite e che il Signore ci possa benedire. Alla prossima volta, arrivederci.